Allora, raga, non so come giustificarmi dalla mia assenza di quasi 2 settimane. Non so quasi come giustificarmi in realtà, però raga, vi dico per scuola. Benvenuti o bentornati nel mio professionale. Oggi siamo tornati con questo video su Captain Tsubasa Zero Miracle Shot, perché oggi c'è stato l'aggiornamento di Naturezza Uevre Real Madrid. Raga, oggi faremo un bellissimo video pool insieme. Ha aggiunto l'evento di Genzo, la sfida, dove praticamente si ottiene la maglia del Real Madrid. Se magari si carica. Ok, sì, sentiamo la maglietta del Real Madrid. E io ieri ero 100esimo. Oggi non lo so, vedremo subito. Oggi siamo 270esimi. Non importa. Comunque raga, oggi andremo ad analizzare Naturezza e proviamo a trovarlo, perché anche se voi non lo sapete, ma anche se questo Naturezza è scarso, però per il mio Sud America potrebbe servirmi. Allora, dov'è Naturezza? Naturezza. Ah, giusto, ho selezionato qua, devo selezionare tutti. Eccolo. Diamo Naturezza anniversario. Siamo lui come capitano, così magari ci porta fortuna. Novità importanti, raga, non ce ne sono, a parte che ci sono delle missioni, queste qui, missioni per tempo limitato, raga, ve li danno 20 tickettini, 4000 gemme e altra tanta roba bella. Poi, casomai, a fine video vi lascio lo screen. Dopo questa brevissima premessa, raga, andiamo a pullare. Prima vi mostro il personaggio, perché ovviamente prima il personaggio e poi andiamo a pullare. Facciamo 4 summon giusto, che dopodiché non voglio spendere tanto gemme su questo Naturezza. Allora, ragazzo più badigioso, attacco di tutti i giocatori più 40%, abilità normalissima. Risonanza, carica miracolosa 2, aggiunge un 20% all'indicatore di tiro miracoloso quando si vince durando un faccia a faccia. Praticamente la stessa abilità del Naturezza. Scusate. Del Naturezza guerra dell'anno scorso. Uguale. Esperienza di combattimento 3. Aumenta del 30% ogni faccia a faccia come Ayuga 02. Si aumenta del 100% le statistiche durante un tiro miracoloso. Ha un'abilità skill plus. Tuttavia, puntando all'obiettivo, da un aumento del 15% a proprio potenza abilità per ogni giocatore giovanile più. Ok, l'abbiamo analizzato, la sua tecnica del bend di basket. Fa rimbalzare la palla e continua a trattenerla. Questa impresa è stata resa possibile dall'incredibile maneggevolezza della palla. Un livello più alto di tecnica determina la potenza abilità superiore all'attivazione. Potenza abilità più 55. In un faccia a faccia la spinta è raddoppia quando si dispone di un attributo vantaggioso. Allora, a posto, abbiamo letto tutto. Tichettini, vi ho detto dove si prendono. Possiamo pullare, sperando di beccare qualcosina di buono. Dai raga, che non pullo da una settimana, quindi mi aspetto di, non dico di trovare qualcuno di nuovo, però almeno di trovare un doppione buono. Perché se trovo qualcuno di nuovo già è troppo per il gioco. Questa è la prima summon, quindi secondo me è vuota precisa. Vediamo. Matsuyama porta Matsuyama. Ok, i primi tichettini sono una merda. Facciamo i secondi. Una merdosa. Ah, vabbè, no, un doppione è buono. Nani? What? Perché mi ero spaventato? Nani? Chi è? Ah, posso, ho trovato. Raga, ho trovato i due personaggi che l'avessi trovati quando uscirono. Sei stato ultra felice. Ora invece. Proprio no. Vai!
Vendiamo altre 2800 gemme. Attenzione! Che ho trovato? Ah, Gito, tutte delle medie trovo, insomma. Vai, facciamo l'ultima summon, senza guardare. Non guardo. Non ho guardato l'animazione, però mi sa che è una merda. Dai, non voglio skippare, quindi dai, vediamo. Skippiamo. Non abbiamo trovato un cazzo. Oh, soda! Buono soda, un doppione abbastanza decente. Va bene, raga, il video pool si conclude qua, purtroppo. Non abbiamo trovato una ceppa di una minchia. Onestamente è da una settimana che shafto, quindi non capisco il perché di questo shafting potente. Almeno io speravo di prendere la Leo, ma neanche. Ok, va bene, Giocos. La cosa positiva è che posso portare il suo tiro grado superiore e anche il tiro, quindi come si chiama, suo, a grado superiore. Allora, andiamo sulla nostra squadra. Prendiamo questa. Andiamo qua. Andiamo qua. Ecco. Grado 8. Posso portare a grado 9 a questa tecnica. Era tanta roba se lo portavo al grado superiore, però vabbè. Allora. Dov'è il caro Robertos? Roberto Sedigno. Eccolo. Ma lui ce ne sono due. Sì, lui pure grado 9 lo portiamo. Facciamo bello strong. Comunque, amici, spero che questo video pool vi sia piaciuto. A me, diciamo, non tanto. Però, onestamente, nei doppioni che ho trovato non sono così tanto infelice. Lasciate un like, raga, e noi ci vediamo la prossima volta. Bella.